E dopo averla citata e nominata nelle due precedenti interviste, ecco che finalmente incontriamo l'avvocato Antonella Sudira, peraltro l'ideatrice di questa bella rassegna, lasciatemelo dire. Intanto la scelta del contest e poi perché Ius Gustando assume una nuova forma, queste forme belle che solo l'avvocato Sudira sa infondere. Adesso arte, cultura e libri, avvocato, non si ferma mai. Beh, diciamo che la nostra missione di portare a tutti in maniera artistica la legalità non può fermarsi, perché comunque le forme del diritto sono molteplici, ma le forme dell'arte ancora di più. Per cui abbiamo pensato che attraverso i talenti narrativi che ci sono sia nella magistratura che nell'avvocatura era un modo di avvicinare i cittadini, non solo gli operatori del settore, all'idea che dietro il professionista magistrato, il professionista avvocato, si nascondano anche delle persone che utilizzano le loro conoscenze giuridiche e le mettono al servizio dell'arte del narrare. E quindi molti, le ospiteremo molti libri scritti da avvocati e magistrati, molti di questi libri hanno come protagonisti pubblici ministeri, commissari, avvocati, persone direttamente impegnate al servizio della legalità, ma ospiteremo anche tantissimi altri libri scritti da professionisti non del settore ma che hanno trattato tematiche legate. Per l'appunto abbiamo cominciato con un basso addirittura, infatti, ma cosa c'entrava? Beh, e soprattutto come, perché lei ha un po' questa caratteristica del talent scouting, chiamiamolo così, e quindi come l'ha scovato? Beh, intanto basso. Svegliamo che Giacomo Prestia è il cugino di uno dei nostri soci, c'è un rapporto di parentela che mi aveva consentito di apprezzare lui come cantante lirico. Dopo abbiamo scoperto che, a parte la passione per l'aeromodellismo, poi un bravissimo falegname, aveva anche questa passione per la narrativa, e la sua prima opera letteraria, devo dire che ha dimostrato di avere del talento, perché si è cimentato in un thriller molto denso e tra l'altro in linea con quello che è il filone di questo salotto letterario giuridico, perché noi affronteremo il tema della vendetta e della giustizia, vendetta, giustizia, giustizia, vendetta, che poi è uno dei libri che tratteremo, un pamphlet scritto dal presidente Grillo, e quindi il filone che legherà questi libri sarà proprio questa tematica. Qual è il limite in cui il giustizialismo diventa giustizia, la giustizia diventa giustizialismo, la vendetta, anche quella attraverso l'utilizzo indiscriminato del ricorrere alla giustizia, può essere, non è un modo di fare giustizia o di chiedere giustizia, ma un modo di vendicarsi. Lei sa che la vendetta è un tema molto intrigante, soprattutto per gli italiani, devo dire, di quelli che hanno anche un po' guardare dal buco della stramatura. Invece però noi l'abbiamo un po' elevato di spessore, no? Mi pare di capire, in questo circolo letterario. Beh sì, a parte che appunto insieme credo al sesso sia uno degli elementi più piccanti delle passioni umane, quindi la cosa bella è che abbiamo scoperto che non è tipicamente femminile. Qui, soprattutto in questo romanzo di Giacomo Prestia, una vendetta tutta al maschile, tutta per valori maschili, perché c'è una vendetta legata al sentimento della patria, legato al sentimento del rispetto delle regole e al sentimento della fraternizzazione, perché c'è questa vendetta fatta per proteggere un militare che subisce un'ingiustizia durante un'operazione militare. E quindi c'è anche questo sentimento di corporazione, di fratellanza, no? che comunque attraversa, anche se forse meno evidente, quasi noi italiani, perché ci connota, quindi non ci toccano i valori che riguardano la patria, il senso dell'appartenenza, scatta questo sentimento quantomeno di unità. Poi questo è un anno un po' particolare, no? Anche per la nostra Costituzione e quant'altro. Invece mi dica ancora questo, i prossimi appuntamenti, no? Quella più vicina. Abbiamo il 18 dicembre, ospiteremo il libro di un magistrato, il dottor Angelo Martinelli, mi presenti la sua signora, il protagonista di questo romanzo è un PM, che anche non in servizio alla deformazione, molto, molto catenata.
l'investigazione. Poi abbiamo il 15 gennaio abbiamo il presidente Grillo con questo libro, che è quello, il filone conduttore sulla vendetta e la giustizia, e poi tante altre sorprese. Tra l'altro cercheremo all'interno di ogni salotto di creare dei momenti di sorpresa. Bene. E stasera speriamo di sentire anche Giacomo Prestia, che si esibisce non solo come narratore ma anche come cantante. Beh, sarebbe assolutamente fantastico. Noi comunque con i Veri TV ci siamo. Grazie.